Egli corromperà con lusinghe quelli che tradiscono il patto, ma il popolo di quelli che conoscono il loro Dio mostrerà fermezza e agirà. Daniele, capitolo 11, versetto 32. Le lusinghe. Le lusinghe rappresentano inganni di belle parole e di promesse per ottenere qualcosa in cambio. Il diavolo utilizza molto bene quest'arma. Egli vuole convincerci che siamo bravi, buoni, capaci, ingegnosi, meritevoli e quant'altro fa leva sul nostro proprio io, sul nostro orgoglio personale. La prospettiva della lusinga attrae molti cuori e seduce in maniera molto semplice. Nessuno è escluso dal suo fascino e persino i credenti a volte cedono. Un successo, un apprezzamento tendono a farci avere un concetto di noi stessi più alto del dovuto. In concordanza con quanto riportato nella parola di Dio, ognuno dovrebbe avere un concetto sobrio di sé. Alla lusinga non di rado segue l'orgoglio e l'arroganza. Quando gli occhi vengono aperti, ci si accorge che in realtà tutto era un inganno e che le promesse erano vane. Che grande illusione! Tuttavia, è bene stare sempre in guardia e mantenere alta la sorveglianza. Soltanto la fede in Dio ci farà agire con fermezza, chiedendo in ogni cosa l'aiuto divino. Non cedere alla lusinga, godi pure dei tuoi successi, ma fallo nel rispetto della parola di Dio, non cedendo ad essi il posto che spetta esclusivamente al tuo Signore.